con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine Cari amici dell'ascolto, oggi è una puntata di quelle frizzanti per quanto mi riguarda perché l'ospite è un ospite gradito a due livelli, primo perché giustamente fa parte della trasmissione ospitare delle personalità del territorio. Secondo, perché io sono un accanito tifoso del Calcio Padova e quindi avere di fronte a me il presidente del Calcio Padova mi fa particolarmente piacere. Benvenuto a Daniele Boscolo Meneghuolo. Grazie, fa piacere ah. anche a me. Essere. Allora, caro presidente, nato a Chioggia, nato a Chioggia sotto il segno dello scorpione, quindi certo. ho, ho dovuto penare per trascinarlo in trasmissione, perché dovete sapere che gli scorpioni. Non amano tanto le luci della ribalta, eh, amano un po' così gestire, organizzare e, e soprattutto anche come dire, intervenire in prima persona, ma senza insomma così questi... Eh, que, questa, non, insomma non soffre di mania di protagonismo, è così... Sì, abbastanza, non è la mia aspirazione primaria quella di apparire. Pensate che fin da studente, tu hai fatto ingegneria qui, sì, a, Padova, qui, a, Padova. qui a Padova, fin da studente eh, eri già rappresentante... Del, degli studenti, certo, ecco, sono stato eletto per diversi anni come rappresentante degli studenti in consiglio di facoltà, in consiglio di corso di laurea e in ingegneria. Poi, sempre da studente, ha dato vita a una cooperativa studentesca che ha, pensate un po', ha radunato circa 2 3000 soci all'epoca certo. e quindi offriva delle soluzioni particolarmente interessanti. Lo sapete che gli studenti hanno sempre come dire, problemi di tipo economico insomma, e certo. quindi voi offrivate testi eh, a prezzi. Eh, si raccoglieva così. appunti, si facevano mm -hmm. libri, si compravano le calcolatrici, tutto il materiale didattico eh, in maniera all'ingrosso in poterlo vendere a meno soldi e, aiutare i compagni con alcuni amici abbiamo creato questa iniziativa. E che ruolo aveva il nostro eh, amico Daniele Boscano Meneguolo? Era presidente della cooperativa, sì, giustamente. Ho fatto il presidente. Sì. Senti, poi dopo eh, sei tra l'altro è andato all'estero il presidente quando ancora non aveva eh, non aveva ancora hai presentato la tesi di laurea che invece hai presentato in Francia, quindi su, hai fatto questo percorso di studente lavoratore, cervello in fuga quasi. E, no, era esatto, ho fatto l'emigrante, il, il cervello in fuga ante litteram, perché all'epoca non tanti italiani andavano all'estero, soprattutto laureati. Io ho avuto questa fortuna di andare a lavorare, in, prima quasi di laurearmi, proprio qualche mese prima, per una società francese, che si occupava di centrali idroelettriche, di energia rinnovabile, quando di questa parola non si sapeva neanche il significato. E quindi lì poi ha fatto delle conoscenze che sono tornate come dire, nel suo percorso di vita eh, anni su, eh, addietro. Ma facciamo un passo indietro. E da ragazzo, perché giustamente tu sei presidente di una squadra di calcio. Io mi sono chiesto: ma avrà fatto dello sport, questo benedetto signore? Ebbene, sì, da ragazzo tu giocavi a calcio ed eri sì. alla destra. Sì, giocavo a calcio, però il mio non era un calcio organizzato mm. come quello che oggi. Sto, sto presidendo, di, sì, quel calcio di strada o di, di, di Calle nel, nel, da dove io sono nato. A proposito, a proposito di Calle, io mi sono sempre chiesto, ma che differenza c'è fra i chioggiotti e i marinanti? Allora, oggi Chioggia Sottomarina è un'unica entità, è una, una realtà bellissima e non c'è di molta differenza. È, però. Fino a qualche anno fa eh, il Chioggiotto era un'identità precisa e il Marinante era un'altra entità precisa, soprattutto derivante dalla natura dei due luoghi, Chioggia dedita alla pesca, una vita alla giornata, eh, del domani ci penseremo, pensiamo all'oggi. Viceversa, Mentre? sottomarina: una realtà legata alla terra, all'agricoltura, agli investimenti poi nel turismo, per cui una, una cosa molto più parsimoniosa, un'idea di futuro e quindi un fare per. Il futuro e non solo per il giorno questi due aspetti a volte entravano in conflitto era un modo diverso di affrontare la vita e con nel bene e nel male oggi questi due sono una grande risorsa per quel territorio immagino ma tornando al discorso del giocare per, per strada no? che certo. è tipico della, della nostra generazione in buona sostanza ed era l'epoca in cui i ragazzini andavano a scuola poi insomma, finivano velocemente i compiti lui in particolar modo più velocemente degli altri questa è una cosa curiosa che, che mi hai raccontato. Sì, no, di solito la scuola, poi, venendo anche poi a fare l'università, non, non mi è mai stata pesante. Per cui quando si scendevo per giocare, e quando, dovevo sempre aspettare per riuscire a fare il numero per fare la squadra, perché qualcuno eh, ci, metteva, ci metteva un eh. po' più di tempo. Ma poi erano bei tempi tempo. perché, perché si, andava, si giocava per strada e, e dopo si giocava fino all'imbrunire: certo, all'imbrunire, no? soprattutto non si sentiva mai freddo, eh, esatto. e neanche caldo d'estate e, ne e nemmeno divenuto. a volte si sentivano le mamme che ci chiamavano. Eh, 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 questo verso, era un problema. Certo. Sembrava il coro della ida con queste signore che certo, chiamavano certo. i vari ragazzi. Va bene, ci fermiamo un istante e torniamo a chiacchierare con il presidente del Calcio Padova. Tra poco. Soluzioni Premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Volevo tornare un attimo a questa esperienza francese perché tu hai fatto un'esperienza in un'azienda che si occupava appunto di energia certo. quando all'epoca in Italia c'era il monopolio. Assolutamente. Mentre in Francia no, in Francia c'era molta più concorrenza, per cui eh, l'azienda per cui ho iniziato a lavorare era molto più presente sul mercato, sapeva competere molto di più, e per questo che mi hanno fin da subito giovane laureato, mi hanno dato in carico il mercato italiano e in quel periodo sono, sono riuscito ad entrare molto facilmente. Poi l'azienda francese l'abbiamo con il gruppetto di ingegneri miei coetanei, i compagni di corso che avevo preso sotto la, la, la società francese, abbiamo iniziato un'esperienza qui italiana in tre ingegneri insieme anche a dei, dei imprenditori qui padovani e da lì è nato un gruppo che sempre si è occupato di energie rinnovabili, eolico, fotovoltaico, idroelettrico, eccetera. è Un gruppo che nel massimo della sua attività è stato circa 300 persone, un centinaio di milioni di euro di fatturato e un lavoro su praticamente in tutto il mondo con filiali in 7-8 paesi. E durante questo percorso, quindi. Di solito le aziende sono sempre alla ricerca anche di nuovi soci per potersi espandere, certo. eccetera. E che cosa è accaduto? Nel 2011, necessitando di capitali per poter far crescere questa idea imprenditoriale che stava sviluppandosi molto bene, eh, ho incontrato José Orguglian, gli ho presentato l'iniziativa e lui l'ha subito eh, sposata ed è diventato socio di questo gruppo. Ed è lì che ho incominciato a, a conoscerlo, e siamo diventati amici ah. e abbiamo cominciato la su questo sul, su Però questo curiosamente, e curiosamente tu conoscevi anche eh, l'altro punto di forza certo. del Calcio Padova che è Roberto er Bonetti. Certo, Roberto prima ancora di entrare nel Calcio Padova mi era arrivato in ufficio un giorno perché voleva sviluppare delle iniziative in Indonesia nel settore delle energie, delle centrali idroelettriche noi essendo padovani, avendo questa esperienza, ci ha chiesto di fare qualcosa insieme e abbiamo iniziato a sviluppare insieme dei progetti in Indonesia. Senti, Posso fare una domanda certo. extra calcistica, ma riferita proprio alla tua attività. A che punto è lo stato dell'arte per quanto riguarda le energie da fonte rinnovabile? Ah, le energie da fonte rinnovabile non sono più una nicchia oggi, ma è il futuro. Cioè, si può benissimo oggi produrre tutta l'energia di cui abbiamo bisogno con energie che non inquinano e che sono pulite e che sono. Per l'ambiente e per il futuro. Insomma. E l'aspetto economico, che probabilmente era lo, lo scalino, certo. lo scoglio che. Oggi, disogio... oggi queste, queste risorse, queste, questo tipo di soluzione è una soluzione assolutamente economica e molto più economica oggi di tutte le altre possibilità che si usavano una volta. Bene, ci fermiamo un istante e poi torniamo a chiacchierare con il presidente del Calcio Padova. Soluzioni Premium per la salute Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Eccoci in studio. Peccato che non sia la Ola che ci accompagna. Abbiamo ospite il presidente del Calcio Padova, Daniele Bosco. Meneguolo. E, e ti volevo chiedere quando ti hanno proposto. Intanto da chi è partita la proposta, da Orgogliano o da Bonetto? No, da Orgogliano. Da da quando ti hanno proposto di fare il presidente del Calcio Padova, Perché ricordiamolo era un momento eh, difficile, parlo da tifoso più che altro e anche amaro insomma c'è stata questa retrocessione bruciante e, e ti hanno proposto insomma, questa carica così importante come hai reagito? Eh, primo non me l'aspettavo perché mai avrei, avrei pensato di fare il presidente del, del calcio Padova Dopodiché ho chiesto qualche giorno per riflettere, perché sicuramente la cosa necessita una certa responsabilità, un certo impegno. E ho preferito, ne, hai in famiglia, ne ho parlato in famiglia, ne ho parlato con i colleghi di lavoro e ne ho parlato anche con Roberto Bonetto prima di prendere questa decisione. E quindi, insomma, poi. poi C'è stato quasi un, un sondaggio pubblicitario, stile piattaforma Rousseau? Sì. <ride> Simile. Simile. Non, Simile. Non in internet, però. <ride> allora, e comunque abbiamo appena detto che è stata una scelta coraggiosa però ripagata secondo me dall'affetto dei, dei tifosi. Cioè questo toccolo duro dei tifosi che nonostante il momento abbastanza insomma, negativo vi ha, uh, vi ha ridato fiducia con una Campagna Abbonamenti, cioè quasi una fede, proprio della fede che poi è diventato il vostro slogan no? per quanto riguarda certo, la Campagna Abbonamenti. Cosa ti senti di dire a questi tifosi che ti hanno seguito comunque? No, quando ci siamo trovati a decidere lo slogan per la, per la campagna è... Venivamo da un'esperienza difficile in cui un senso di tradimento ci era proprio nelle ossa come un'esperienza di essere stati traditi da un'aspirazione che come squadra, come tifosi si aveva. Chiaramente, però, eh, la parola che è emersa prima era il tifoso, ha una fede, è una fedeltà, non fede solo in sen senso religioso, ma una fede in senso di fedeltà. Non a caso abbiamo messo una, la fede nuziale nei manifesti. Perché? Perché c'è questo desiderio, questa voglia di, di emozione, di soddisfazione, di felicità. Ed il calcio non è solo una distrazione di massa, come tanti vogliono a volte farlo credere. Il calcio è qualcosa, secondo me, di molto più profondo. Va a toccare a livello del cuore, soprattutto dei tifosi, delle aspirazioni di felicità, di libertà, di, di passi insieme, di, di comunità che che ho sentito vivo quando ho incontrato i tifosi appena, appena diventato presidente ed è per quello che sono contento di questa scelta e la, la campagna abbonamenti che ha, ha raggiunto un record quest'anno in Serie C eh, ci documenta questa aspirazione e lavoriamo per poterla soddisfare. Senti, se tu non avessi fatto il presidente di un sacco di cose, di situazioni, mm. che cosa ti sarebbe piaciuto fare? Ah, mi sarebbe piaciuto fare l'attività che ho fatto per mantenermi negli studi, il fotografo. Il fotografo. A proposito, c'è anche un sito dove si possono vedere le tue foto? Sì, qualcosa di molto artigianale. Sì. Possiamo dire? Sì, sì, www.danboss le mie iniziali. Senti, e chiudiamo proprio velocemente con l'ultima domanda che facciamo all'ospite. Se c'è una foto o un ricordo che ti emoziona particolarmente? Sì, è una foto che ho fatto mentre ero in viaggio per lavoro in Honduras, dove eravamo in, una, in un villaggio di baracche e, e c'era una finestra fatta di una grata proprio molto, molto povera, dove dietro la finestra c'era un bambino che guardava, ci osservava, osservava i nostri lavori con un senso di timore, di, di, di timidezza, ma con una ricerca incredibile, di stupore, di voler capire, di vedere. Penso che questo atteggiamento del bambino, gli occhi di questo bambino, siano qualcosa da tenere presente e da avere sempre a qualsiasi età. E speriamo che i bambini tifosi del Padova siano felici nei prossimi, nei prossimi anni di seguire questa squadra i cui colori sono a noi tanto cari. Grazie al Presidente del Padova grazie e grazie a voi per l'ascolto. Alla prossima. Il caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.